Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati ai Fatti e le Opinioni, oggi in una insolita veste di palinsesto del martedì e in una insolita edizione estiva, perché c'è una doppia ragione, intanto perché l'estate sta arrivando, anche con i grandi eventi della città di Pescara in particolare, del mondo delle imprese, del mondo dell'enogastronomia, del turismo, di tanti settori che si preparano ad una settimana di punta per quel che riguarda l'attrattività che una struttura, il Porto Turistico Marina di Pescara, eserciterà su questi settori, e poi perché insomma, oggi è la vigilia dell'inizio del primo degli eventi dell'attività promossa dalla Camera di Commercio Chieti Pescara alla Marina nell'ambito di due che ormai sono diventati marchi di grande interesse, non soltanto regionale, tra gli addetti ai lavori e anche tra il grande pubblico. Presentiamo questa sera, in una sorta di anteprima, sia Mediterranea, che ormai è da 38 anni un punto di riferimento ormai classico nel panorama degli eventi adriatici, e poi anche Fenomena, che è un evento che ha una proiezione nel settore davvero sempre maggiore e che è il salone dell'imprenditoria femminile del Centro-Sud e anche un po' di più. Di questo parliamo con i protagonisti della Camera di Commercio Chieti Pescara, che sono ospiti nei nostri studi, che salutiamo e che ringraziamo, a partire dal presidente Gennaro Strever. Buonasera presidente. Buonasera. Al suo fianco due validissimi dirigenti della sua struttura, a partire da Tosca Kersic, dirigente di tante cose, in particolare dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara, che sicuramente è al centro delle attività di questo salone, ma è anche delegata appunto relativamente ai temi di sviluppo, delle politiche di sviluppo, così come Marco Pesce, buonasera a lei, che è coordinatore degli eventi internazionali della Camera di Commercio, e proprio questa dimensione internazionale spiegheremo meglio in questa trasmissione parlando di Fenomena. Allora presidente, si comincia con il Porto Turistico Marina di Pescara, dove le vostre attività promozionali hanno la loro casa da sempre, con Mediterranea, che dicevo io sono 38 anni, che è lì a rappresentare il fiore all'occhiello della vostra promozione, ma anche con Fenomena, che sta sempre più crescendo. Le date sono a partire dal 4 con Fenomena, e poi dal 5 si comincia con Mediterranea. Ancora un anno all'insegna degli sforzi, di una vocazione istituzionale, ma credo presidente anche di un entusiasmo che vi ha sempre spinto poi a rendere sempre migliori queste appuntamenti in agenda. Intanto voglio fare una piccola rettifica. Fenomena è un evento che facciamo all'Aurum di Pescara, sì, non al Marina. Però si intreccia poi con sì, gli eventi del padiglione B. Sì, poi va, segue alla fine, però l'evento Fenomena è all'Aurum, tanto per correttezza dei fatti. Fenomena è nata 4 anni fa, questo è il 4º anno che lo facciamo, da un'idea proprio nel periodo del Covid per promuovere l'imprenditoria femminile. È un evento che ogni anno ha aumentato la sua importanza. L'anno scorso, anzi quest'anno a marzo, abbiamo fatto Fenomena Japan, che ha avuto una sua rilevanza internazionale, e dopo di questa esperienza estera abbiamo condiviso e stiamo continuando a condividere con Mirabilia, col sistema camerale nazionale, per far crescere Fenomena non più a livello di Centro-Sud, ma a livello nazionale. Già in effetti quest'anno partecipano aziende delle Camere di Commercio quasi di tutta Italia, e Pescara sarà il centro, perché in futuro noi prevediamo di replicare Fenomena anche nelle altre Camere di Commercio che faranno parte
del mondo di Fenomena, e alla fine faremo la finale di Fenomena qui a Pescara, perché deve andare un brand nazionale proprio per promuovere ed internazionalizzare l'imprenditoria femminile. Questo è lo spirito. Credo che con la caparbietà che noi abruzzesi non manca e la collaborazione dell'intero sistema camerale, penso che riusciremo a farlo ed avere un futuro con molte imprenditrici che potranno dire: grazie a Fenomena abbiamo trovato la strada del successo non solo in Italia ma probabilmente anche all'estero. Questo è per quanto riguarda Fenomena. Poi i particolari, c'ho qui il valido collaboratore Marco Pesce che spiegherà alla virgola i meccanismi e il programma. Per quanto riguarda Mediterranea invece, come lei ha già anticipato, stiamo parlando di un evento fieristico, forse la più antica del settore qui in Abruzzo, che siamo alla 38ª edizione, che vuole raccogliere le eccellenze enogastronomiche dell'intero territorio abruzzese per promuoverlo non solo agli abruzzesi, ma anche quest'anno abbiamo arricchito, perché devo dire che la dottoressa Tosca, che è responsabile dell'evento, ha fatto un ottimo lavoro, abbiamo arricchito facendo partecipare molti turisti, molta gente che viene anche dall'estero, abbiamo fatto, il tutto serve a promuovere sia l'enogastronomia che il turismo, perché non dimentichiamo che molti turisti seguono proprio l'enogastronomia, per cui promuovere l'enogastronomia significa promuovere il turismo, promuovere il territorio, perché anche dai paesini a volte più impensati troviamo aziende agroalimentari che sono delle vere eccellenze di tipicità. Questo è quello, e noi come Camera di Commercio nel suo complesso abbiamo l'obbligo morale e statutario di promuovere le attività del territorio e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Ecco Presidente, la novità appunto è quella della sinergia tra questi due appuntamenti, perché poi i buyers che saranno ospiti di Fenomena avranno la possibilità anche di essere presenti e anche stabilire dei rapporti in Mediterranea. Questa diciamo è la chiave particolare di quest'anno. Certamente abbiamo arricchito l'evento messo proprio in concomitanza uno dopo l'altro, affinché le spese che facciamo anche per il buyer sono più che giustificate, perché faranno parte sia del fenomeno di Fenomena e sia di Mediterranea, per cui abbiamo arricchito l'evento, ottimizzato i costi e sperando di raccogliere successi. Allora, iniziamo, come diceva giustamente il Presidente, nel ricordare la sede principale che è l'Aurum con Fenomena, dottor Pesce. Molto è stato già detto in sede introduttiva, adesso andiamo nell'analisi dell'evento, perché quest'anno si parla di 52 imprenditrici italiane, settori moda e food, che incontrano 41 buyers provenienti da tutto il mondo. Questi sono gli ultimi numeri aggiornati che avete fornito questa mattina in conferenza stampa. Ecco, dove provengono e che tipo di relazioni e poi anche di contatti e contratti si riescono a realizzare a Fenomena? Innanzitutto, per comprendere Fenomena bisogna capire come e quando è nata. Bisogna capire che il 2021, un anno molto difficile per l'economia globale, ha rappresentato un momento di stallo generale, dove bisognava avere coraggio per poter ripartire. L'idea di Fenomena nasce proprio dal coraggio, nel dire: non mi arrendo, io continuo a fare quello che facevo prima, a incontrare, a far muovere persone nel mondo e a trovare delle soluzioni a dei problemi che prima non avevamo. Lo spirito della femminile di Fenomena è proprio questo: l'imprenditrice che trova una soluzione a un problema di tutta l'imprenditoria. Non è un rapporto donna imprenditrice, problemi che solo le donne imprenditrici hanno, è una lettura dei problemi di tutto il mondo delle imprese, e questo è Fenomena.
Già dalla prima edizione essere riusciti a portare 40 buyer, ricordiamoci i tamponi, PCR, Covid, non Covid, mascherine, sì. È stata un'impresa che è stata anche commovente. Ricordo la serata della premiazione, è stata veramente un sollievo aver visto che tutto è filato liscio. Questo ha generato una sorellanza, sì, tra le aziende che si sono convinte negli anni, con un passaparola, non solo a tornare a Fenomena, ma anche a creare delle sinergie. Sono nati nuovi prodotti dalle idee messe in comune tra le aziende del fashion e quelle del food. I buyer all'estero hanno apprezzato soprattutto l'estrema qualità delle collezioni e dei prodotti. Questo ci ha portati ad essere sempre più convinti che Fenomena dovesse essere in Abruzzo il centro di una serie di realtà provenienti dall'Italia con le aziende e dal mondo con i buyer. E nel corso dell'evoluzione di Fenomena abbiamo avuto l'onore di avere come sistema camerale, come Camera di Commercio Chieti Pescara, dei partner nazionali molto importanti. Ricordo l'ICE, che ci ha affiancato nelle prime due edizioni, e Assocamer Estero, che nelle ultime due edizioni ha contribuito a creare un legame con tutte le camere di commercio italiane nel mondo. Per arrivare, come diceva il presidente Strever, a Tokyo, 8 marzo 2024, un giorno simbolico per la festa della donna, dirompente in Giappone, dove di fatto non esiste la festa della donna, abbiamo raccolto l'entusiasmo dei buyer che di fronte alle 21 aziende che come prima edizione abbiamo deciso di portare, ci hanno chiesto di tornare e di farlo più numerosi. Questa è l'evoluzione, questo è quello che ci aspetta da qui in poi. Il network Mirabilia, che da questa edizione ha adottato Fenomena, è sicuramente un valore aggiunto. Non ci fermeremo nel pensare allo sviluppo di Fenomena a livello internazionale. Il 2025 sarà un anno particolare che ci vedrà di nuovo a Tokyo, anzi tra Osaka e Tokyo, perché il Giappone ospiterà la prossima Expo 2025, che ci ha già visti protagonisti a Dubai del 2022, Expo 2020 appunto per il Covid spostata al 2022. Le persone sono le stesse, l'entusiasmo è lo stesso e la volontà di supportare le imprese è sempre lo stesso. Poi parleremo anche del premio Fenomena nel secondo round di interventi, però voglio sentire da Tosca Kersic qual è l'impronta di quest'anno di Mediterranea, perché presentare Mediterranea, voglio dire, noi abruzzesi l'abbiamo ormai nel cuore, è una di quelle cose identitarie quasi dell'estate, il grande salone, comunque per i pochi che non lo conoscono dalle nostre parti, il grande salone dell'enogastronomia, ma anche dell'identità territoriale della nostra regione e quindi anche del turismo, di tutto ciò che è bello e che è marketing territoriale dell'Abruzzo attraverso le cose buone che noi abruzzesi sappiamo fare con le nostre mani e con le nostre aziende. Ecco, bisogna spiegarlo invece ai turisti che stanno arrivando in questi giorni e che appunto potrebbero dedicare parte del loro tempo a visitare i padiglioni della Marina di Pescara. Grazie. Sì, lo sforzo è esattamente quello di mantenere l'identità di Mediterranea e quindi la vetrina delle eccellenze enogastronomiche d'Abruzzo e con la qualità che è da sempre al primo posto. E però coniugarla con un format nuovo, con un format che possa incuriosire anche target diversi di visitatori. E quindi quest'anno abbiamo immaginato Mediterranea come vetrina, dicevo, delle aziende che saranno presenti numerose, perché ci sono una cinquantina di aziende organizzate sia singolarmente che attraverso collettive, per esempio con il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, l'Enoteca Regionale, i GAL, i vari presidi, Slow Food. E dicevo abbinare le aziende del food ad alcune aziende, ad alcuni operatori
che propongono turismo esperienziale proprio per offrire il territorio a tutto tondo. Ci sarà un'area ristorazione, tra l'altro con la presenza di prodotti tipici naturalmente abruzzesi, con un'anteprima di Fermenti d'Abruzzo, la tradizionale rassegna dedicata alle birre artigianali che poi avrà luogo fino ad agosto sempre al Marina di Pescara, e con la presenza di Cerasuola Mare, altra iniziativa tipicamente estiva che coniuga il vino cerasuolo e i prodotti del territorio. E accanto però a questa diciamo, area espositiva molto ampia, tra l'altro all'interno del padiglione Becci ci sarà anche un'altra iniziativa di Slow Food con Fisar per la presentazione dei vini che sono stati inseriti nelle guide Slow Wine 2024 per l'Abruzzo, e quindi ad arricchire il numero di aziende e le etichette presenti. Dicevo, oltre all'area espositiva però lo sforzo grande è stato quello di movimentare quella che è la vetrina di Mediterranea, e quindi abbiamo cercato anche di in qualche modo ringiovanire il format. Abbiamo coinvolto diversi influencer, tiktoker, diversi personaggi di grande richiamo che saranno presenti durante le 3 giorni di manifestazione e che l'animeranno con laboratori, degustazioni, talk, momenti proprio interattivi anche con il pubblico, proprio perché volevamo dare un'impronta di quello che siamo come regione e di quello che possiamo offrire. Naturalmente Mediterranea, ecco, è rivolta, sicuramente molto conosciuta dal pubblico pescarese, ma il nostro obiettivo è intercettare anche i turisti presenti a Pescara. Abbiamo quindi in accordo con i consorzi albergatori di Montesilvano, organizzeremo delle navette per portare i turisti presenti a Montesilvano, ma anche a Silvi, a Pescara, dalla Pala di Martina, ecco, da un punto di raccolta, fino proprio al Marina, e questo perché secondo noi la manifestazione in particolare di quest'anno ha un po' tutte le caratteristiche necessarie per far conoscere al meglio il territorio, sia sotto il profilo appunto delle eccellenze enogastronomiche che delle proposte turistiche. Bene, noi ci fermiamo per una prima pausa, poi andremo a approfondire alcuni temi, alcune aree tematiche poi affrontati dalle due manifestazioni. A tra poco. Siamo tornati in studio, per chi si fosse messo in visione in ascolto stiamo presentando i due eventi di questi giorni, proprio a partire da domani 4-5 luglio all'Aurum Fenomena e a partire dal 5 fino al 7 alla Marina di Pescara Mediterranea, entrambi promossi dalla Camera di Commercio per aprire l'estate all'insegna anche della qualità imprenditoriale della nostra regione, delle imprese in rosa, in particolare quelle di Fenomena, come il titolo che sta suggerendo la regia ci ricorda, ma anche appunto altri temi, non soltanto quello dell'imprenditoria femminile, ma più in generale di comparti che sono fondamentali e sempre più in crescita nella nostra regione. Per esempio, Presidente Strever, mi viene in mente di parlare della moda, no? La moda ha vissuto un periodo di crisi terribile fino a qualche anno fa, adesso c'è qualche segnale di ripresa all'insegna della qualità del Made in Italy, che proprio dall'Abruzzo si sta lanciando, perché proprio nel territorio della Camera di Commercio c'è questo rifiorire nell'area vestina, grazie a Brunello Cucinelli, di una scommessa nuova riguardante appunto un'attività storica per le nostre imprese. E poi però anche l'enogastronomia è un settore che si sta riprendendo da tutte le difficoltà dovute in gran parte alla concorrenza internazionale, al fenomeno della globalizzazione. Ecco, queste insieme al turismo sono le vere peculiarità dell'Abruzzo, quelle su cui ci si distingue un po' da una massificazione sia nella qualità dei prodotti enogastronomici che di quella dei prodotti di qualità nella moda. Ecco, è questa la strada giusta? Certamente sì, diciamo che l'economia abruzzese in questo momento vanta almeno 3 punti in più del centro-sud, dell'economia centro-sud. Abbiamo in crescita sia per quanto riguarda il comparto agroalimentare, il comparto del turismo, del commercio. Sul turismo
Io a volte mi ripeto, ma dobbiamo cercare di migliorare la recettività sul nostro territorio. Dobbiamo migliorarla e ampliarla, perché se vogliamo fare grandi numeri dobbiamo creare anche piccole grandi strutture. Piccole grandi strutture accoglienti, cioè di eccellenza, perché abbiamo un territorio che lo consentirebbe. Io sono reduce di una vacanza in Sicilia, sono tornato domenica. Sono stata a un albergo che io posso considerare l'ottava meraviglia del mondo, realizzato all'interno di un parco naturale. Sicuramente avranno avuto mille vincoli, perché hanno creato una struttura compatibile nell'ambiente in maniera incredibile, ma uno spettacolo di struttura. Mi auguro che anche le nostre sovrintendenze capiscono e i nostri piani regolatori si rendano conto, chi li realizza, che abbiamo sì la costa di Trabocchi, un'eccellenza molto bella, ma se non consentiamo di creare strutture adeguate al turismo, diciamo che può spendere anche, non lo riteniamo adeguato, noi facciamo fatica a fare quel salto di qualità di turismo che possa durare non più 50-60 giorni, ma almeno 4 mesi. Ecco, questo è per quale... Però nonostante tutto la nostra regione è talmente bella che sta crescendo di anno in anno, però io invito tutti gli operatori del settore affinché ognuno faccia il suo sforzo necessario a migliorare il sistema ricettivo, perché ne abbiamo bisogno. E per quanto riguarda l'agroalimentare, abbiamo fatto passi da gigante negli ultimi 30 anni. Noi forse 30 anni fa non eravamo neanche noti sul settore dei vini, e oggi abbiamo delle eccellenze non solo locali, ma abbiamo delle eccellenze nazionali ed internazionali sul settore vinicolo. E abbiamo fabbrichette che producono praticamente prodotti agroalimentari di eccellenza, per cui io sono fiducioso sull'economia abruzzese. Dobbiamo crederci tutti, impegnarci tutti, perché se non ci crediamo noi alla nostra economia è difficile che ci possano credere gli altri. È vero, e questo riguarda anche il settore moda, su cui vado a coinvolgere di nuovo Marco Pesce, perché insomma ci sarà questo premio Fenomeno anche quest'anno e suppongo che ci siano anche le creazioni delle nostre artiste artigiane, più artiste che artigiane della moda, appunto. Abbiamo questo grande stimolo da poco di Brunello Cucinelli che si insedia in Abruzzo, abbiamo la rinascita del Polo di Penne, ma anche tante piccole realtà che avete scoperto negli anni e avete anche premiato nella vostra iniziativa. Ecco, qual è anche la portata internazionale dei progetti d'azienda che voi ospitate e fate confrontare con i buyer e che rendete famosi e che sostenete grazie a Fenomeno? Cioè, c'è un made in Abruzzo che può essere vincente nel mondo per la sua creatività, per i suoi processi produttivi e soprattutto la grande originalità dell'arte della moda? Quello che appare evidente visitando le varie edizioni di Fenomena è che soprattutto nel settore della moda esistono delle realtà uniche che rispondono alle richieste ambientali che vengono fatte a livello internazionale. Il vero problema oggi della moda non è tanto conquistare un mercato, ma farlo in maniera sostenibile. La piaga del fast fashion, quindi compro, uso due volte, butto via, è di fatto passato dall'essere un fenomeno all'essere un problema. Quello che attraverso Fenomena si fa, si cerca di fare e si dà risalto è che esistono delle realtà che producono alta qualità, delle stiliste che creano abiti in grado di resistere alle mode e resistere nel tempo. Quello della sostenibilità quest'anno è un tema particolarmente sentito e
a dare voce, gran voce, a questo tema c'è anche un partner nazionale, che è l'Ente Nazionale per l'Energia, che terrà un seminario il 5 luglio proprio all'Aurum, nella giornata conclusiva di Fenomena, legato al progetto Donne in Classe A, e che dialogherà con le aziende presenti proprio per spingerle a rivalutare la propria produzione, la decarbonizzazione dei processi produttivi e la sostenibilità ambientale. Quindi, arrivando al premio, anche il premio, che consiste nell'individuare 8 donne che si sono distinte, 4 per particolari impegni a livello nazionale a supporto delle donne, di progetti o di ideali, e 4 imprenditrici scelte dai buyer, votate dai buyer. Tra queste 8 premiate, non svelerò i nomi, non voglio rovinare l'attesa, ci sarà anche un'azienda che si è particolarmente distinta proprio per la sostenibilità e la decarbonizzazione. Quindi, la sostenibilità, dottoressa Kersi, c'è anche il tema fondamentale da sempre di Mediterranea, che si unisce alla qualità, ai processi sempre più tracciabili, riconoscibili, ma identitari della nostra regione. Ecco, questa serie di fattori confluiscono tutti nel successo del Made in Abruzzo agroalimentare, in particolare anche di alcune situazioni di immagine, e io a quello mi riferisco quando parlo per esempio di Davide Nanni, che sarà uno dei vostri ospiti, che sta veicolando nella maniera giusta, mi pare di capire, quello che a volte viene considerato quasi con disprezzo, insomma, un alimento di serie B come la carne arrosto, poi l'arrosticino in particolare. Ecco, questi meccanismi di promozione invece aiutano anche un po' a esaltare la tipicità e la unicità della nostra, anche del nostro territorio, come supporto alla qualità dell'agroalimentare. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro, ecco, Davide Nanni, ma lo stesso Rucola, per esempio, per citare un altro influencer presente, puntano proprio a proporre dei prodotti in chiave sostenibile, ma non sono i soli presenti a Mediterranea. In generale, diciamo che lo sforzo è quello di creare proprio aggregazioni. Ecco, l'idea è quella di promuovere il territorio, e lo si fa sicuramente attraverso le eccellenze agroalimentari, che sono veri e propri ambasciatori del territorio, ma anche attraverso il turismo tra l'altro anche qui di qualità e sostenibile, perché il turismo enogastronomico è comunque un trend in crescita continua. Certo, anche perché i milioni vedono questi video e poi si incuriosiscono sui luoghi. Ecco, per quanto riguarda il mix turismo enogastronomia, per esempio proprio a Mediterranea abbiamo lanciato un contest sui social, e nella serata premieremo il video che avrà ottenuto più like. Sono arrivati, tra l'altro sono già in rete sui vari social, diversi video, il contest core a core, cioè quindi la capacità di esprimere l'anima abruzzese, e ho notato tutti bellissimi, ho notato che quasi in tutti c'è il mix turismo e enogastronomia, turismo e prodotti tipici. E ecco, a questo proposito mi fa piacere sottolineare come sia Mediterranea che Fenomena sono all'interno del piano di attività che realizziamo insieme alla Regione Abruzzo. E a questo proposito molte delle aziende presenti a Mediterranea partecipano anche alle collettive che coordiniamo per conto della Regione e della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia nelle varie fiere internazionali in Italia. In tutti questi contesti, che sono per lo più dedicati all'agroalimentare, diamo anche molto spazio alla promozione del territorio attraverso dei video emozionali che vanno in loop sul megaschermo che facciamo montare, attraverso i racconti del territorio, un vero e proprio storytelling, la presenza di materiale pubblicitario, per far capire quanto la nostra regione può offrire anche dal punto di vista turistico in senso stretto. Per cui dicevo, promozione a 360 gradi del nostro territorio. Ecco, quando si parla appunto di esperienzialità, insomma, di un evento, ecco, pensando anche a qualche turista che è qui da qualche giorno, magari si incuriosisce del nostro discorso, a Mediterranea si impara anche a cucinare in qualche modo, comunque a trattare dei prodotti non soltanto
soltanto a degustarli e a conoscerli più da vicino, quindi diciamo c'è anche una parte formativa, tra virgolette, di attività, di workshop pratici in qualche modo. Sì, perché il turismo esperienziale è anche questo. I turisti chiedono proprio di entrare a contatto con quella che è la vita che appunto si svolge in Abruzzo, le esperienze, per dire, come si fa la pasta, come si realizzano delle decorazioni particolari, ci saranno dei laboratori di ghiaccia reale realizzata sui biscotti per dar vita a delle presentose realizzate appunto da quanti partecipano a questi laboratori, biscotti decorati che poi ognuno porterà via. E ci saranno i momenti in cui si farà vedere come si fa la pasta alla mugnaia, e diciamo che anche questo è un trend in continua crescita, perché i turisti che vengono in Abruzzo sono interessatissimi a tutto quello che è il vivere abruzzese, quindi ogni esperienza che si può offrire, esperienza sempre naturalmente di qualità nel rispetto delle tradizioni e della sostenibilità, è sicuramente un valore aggiunto per quanto appunto che si può offrire a quanti vengono a visitare il nostro territorio. Bene, noi siamo arrivati praticamente alla conclusione di questa nostra chiacchierata introduttiva sui due eventi. Chiudo naturalmente con il Presidente Strehl, al quale chiedo quali sono le aspettative sia dal punto di vista, insomma, delle presenze, anche da quello che sta percependo su quest'estate in generale, poi naturalmente anche degli eventi promossi dalla Camera di Commercio e dal Marina di Pescara, che quest'anno ha davvero un cartellone che si apre con Mediterranea, ma che prosegue con tantissimi, si faceva riferimento a fermenti, ma tanti altri appuntamenti specifici di settore. Rispetto al movimento che si vede in Abruzzo quest'estate, Presidente, insomma, è un'estate che ci dà dei segnali incoraggianti? Io credo proprio di sì, perché tutta questa marea di eventi che facciamo per promuovere il territorio stanno riscuotendo e riscuoteranno successo, il che significa che l'Abruzzo sta vivendo, vive, le presenze ci sono, oltre che gli abruzzesi, le presenze turistiche. Come dicevo prima, mi auguro solo che riusciamo a incrementare la nostra accoglienza per rendere l'Abruzzo non solo una regione oggi industrializzata sufficientemente, ma industrializzata anche sul settore del turismo. Bene, e con questo auspicio io ringrazio Gennaro Strehl, Tosca Kersic e Marco Pesce, e naturalmente l'appuntamento è sin da domani all'Aurum per Fenomeno, e poi ci si trasferisce già a partire dal 5, cioè da dopodomani, per tutto il fine settimana al porto turistico per Mediterraneo. Grazie a voi, naturalmente buona serata e buona estate a tutti.